Eccoci qua, buonasera, un'altra puntata di In Cammino. Oggi andiamo nell'Arcidiocesi di Napoli per raccontare una bella esperienza che ci fa capire meglio questo cantiere. E per il cantiere dell'ospitalità e della casa oggi raccontiamo l'iniziativa Donne in Dialogo nella Chiesa di Napoli. E ne parliamo con chi ha messo in piedi questa iniziativa. Adriana Valerio, ben trovata. Buonasera. Grazie per essere con noi, storica, teologa, già docente di storia del cristianesimo e delle chiese all'Università Federico II di Napoli e delegata arcivescovile al settore laicato. Grazie per essere qui con noi. Parliamo di un'esperienza nata l'anno scorso, praticamente, in occasione del sinodo diocesano della Chiesa di Napoli. Donne in dialogo nella Chiesa di Napoli, che cos'è e perché soprattutto? Sì, una grande novità, nata soprattutto dal fatto che il nostro arcivescovo Don Mimmo Battaglia veramente ci ha sorpreso, perché ha voluto aprire ai laici e alle donne. È la prima volta che ha nominato e sono stati nominati dei laici e delle donne all'interno, no, come delegati. È proprio perché ha voluto dare proprio un segno di una Chiesa in cammino dove non è soltanto il clero che è protagonista, ma anche tutti gli altri esponenti religiose, donne, laiche e anche uomini laici. Per esempio ho nominato me, un'altra ancora laica e una religiosa all'interno del sinodo, e anche ha nominato una suora a capo della Caritas. Quindi è proprio l'impronta che il nostro arcivescovo ha voluto dare a questa immagine nuova anche di chiesa, dove il femminile deve avere uno spazio importante, e quindi abbiamo creato una serie di iniziative proprio spinte dalla sua passione, dal suo intento proprio di dare anche un'immagine diversa. Quindi questa è una delle iniziative, questo sito. E allora parliamo appunto di un sito che alberga dentro il grande sito della diocesi di Napoli, chiesadinapoli.it/donne, lo stiamo vedendo, dove c'è una raccolta, una ricerca storica a partire dal IV secolo di grandi donne che hanno di fatto fatto la Chiesa, fatto la città di Napoli, fondatrici, mistiche, benefattrici, operatrici di carità, artiste, scienziate, filosofe. Ed è il sito chiaramente è in work in progress, perché la ricerca continua ad andare avanti. Sì, perché avanti. La storia di Napoli è una storia lunga, ricca. Chi sono queste donne? Appunto, sono non soltanto grandi, no? Perché uno pensa soltanto delle... ma sono anche delle donne comuni che però hanno dato un segno nella città, perché hanno creato delle occasioni di accoglienza, per esempio... tante realtà che sono nate per rispondere ai bisogni della città, per le orfane, le prostitute, le donne che avevano subito violenza. E quindi abbiamo tutta una rete di solidarietà che è nata, ad esempio, nel 600 a Napoli, proprio per creare quello che viene chiamato metaforicamente il teatro della carità, no? E allora queste donne del passato non è soltanto una ricerca di tipo archivistico, archeologico, in qualche maniera vogliono rappresentare, intanto dare visibilità, una memoria che noi abbiamo dimenticato, ma sono anche significative perché ci indicano quale strada deve prendere la Chiesa oggi, che appunto deve essere compagna di strada, presente e rispondere alle tante emergenze che ci sono nella città. Ma perché queste donne che hanno appunto fatto tanto per la città di Napoli, non solo... poi sono state dimenticate. Dimenticate da chi? Ma questo riguarda un po' anche il mondo laico, certo. Anche nella storia, la filosofia, la scienza. Cioè si è sempre dato molto rilevanza alla figura maschile e messe sempre in ombra le donne. Un po' perché c'è stata anche una ricerca del potere, no? Quindi si è fatta la storia pensando alle battaglie, alle guerre, ai re, ai condottieri, e non invece alla vita quotidiana fatta anche di tante realtà concrete, umane, e che ultimamente vengono valorizzate anche nelle ricerche. Certo. E anche perché la storia è stata fatta normalmente dagli uomini, è da poco che le donne sono diventate anche soggetti di ricerche e di studi, e che quindi hanno voluto e hanno pensato di dover dare memoria a quello che anche le donne hanno fatto, perché ci sono anche dei modelli
che accanto agli uomini possono rappresentare per nuove generazioni dei punti di riferimento, appunto maschili e femminili, proprio per indicare che la storia è fatta dagli uomini e dalle donne insieme e che loro hanno, cioè il nostro patrimonio passato che ci indica anche una strada che noi dobbiamo seguire. Ha parlato e ha detto, professoressa Valerio, del fatto che non è solo un problema della Chiesa, è un problema della cultura tutto, in cui la Chiesa insiste chiaramente. Certo. E allora proviamo a avere anche una sorta di punto di vista laico di una collega di fatto, sì, della professoressa Valerio. È collegata con noi da Napoli la professoressa Esther Basile, ben trovata, buonasera, filosofa. Buonasera. Presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Grazie per essere con noi, professoressa. Insomma, grazie, ha sentito queste prime battute, dicevamo non è un problema solo della Chiesa, è un problema culturale che ci portiamo dietro da secoli, e la rimozione appunto delle donne dalla storia è un problema che va indietro nel tempo. Prova ne è, le cito un dato particolare, che la media delle strade, pensate, intitolate a donne va dal 3 al 5% e in questo 3-5% di prevalenza sono madonne o sante, mentre quella delle strade dedicate agli uomini siamo intorno al 40%. Secondo lei è troppo tardi oggi per ricostruire la storia delle donne, oppure insomma dobbiamo darci da fare? No, intanto grazie per questo intervento, e rispondo subito come contraltare ad Adriana Valerio, alla cara Adriana Valerio. Penso che sia un problema generale, ci sono state delle marginalità che la storia non ha riconosciuto, ma oggi più che mai sono al centro dell'attenzione nella storia contemporanea le figure femminili. Noi siamo un istituto che ha visto la rivoluzione partenopea. È vero che la provenienza di Eleonora Pimentel era una straniera che ha vissuto a Napoli nel Settecento e che ha fatto la rivoluzione. Quindi dobbiamo dare merito a tutti coloro che hanno espresso con il loro linguaggio, con il loro sapere nella storia, un'attività non solo culturale ma anche pratica, e hanno organizzato, direi da un punto di vista proprio sociale, una realtà che ci contraddistingue. Lei ha nominato una percentuale che naturalmente ci vede ancora inferiori, ma noi stessi come gruppo e anche come istituto abbiamo rilevato e fatto nostra l'importanza di una scrittrice, Anna Maria Ortese, che ha lavorato per moltissimo i primi tempi della città di Napoli, proprio qui in via Monte di Dio, dove c'era un crogiolo di intellettuali molto forte, a partire da Prunas, La Capria, eccetera, con cui si incontrarono per fondare una rivista, Sud. E potrei dire che la stessa Eleonora Pimentel comprese che nel Settecento bisognava aderire ad una realtà culturale che era quella dialettale, la forma dialettale. Il Moniteur, che faceva eco alle Moniteur francese, fu scritto appunto in dialetto per la comprensione di questa validità. E sono felice di far parte in qualche misura del progetto di Adriana Valerio, perché il dialogo con la Chiesa deve aprirsi assolutamente al di là della connotazione e del circuito che è stretto e che sembra qualche volta imbrigliare delle figure. Ma se penso a Teresa D'Avila e poi penso a Virginia Woolf, immagino un'apertura che sia fuori dai condizionamenti. La fermo solo per un attimo, noi andiamo un attimo in fascia pubblicitaria, poi torniamo e continuiamo questo bel discorso, questa bella storia di donne in dialogo nella Chiesa di Napoli. A tra poco. Con Adriana Valerio e con Esther Basile stiamo raccontando questa bella iniziativa, questo sito Donne in Dialogo nella Chiesa di Napoli, chiesadinapoli.it/donne. Adriana Valerio, non è solo una raccolta di storie di donne che hanno fatto la storia, ma c'è qualcosa di più, gli itinerari per cercare i luoghi. Sì, ci sono i luoghi che le donne hanno fondato, vissuto, gli ospedali fondati dalle donne, i conservatori, gli itiri, i monasteri. E poi anche abbiamo cercato di creare anche degli itinerari turistico-religiosi, proprio per dare la possibilità a chi viene a Napoli di fare questi percorsi di storia delle donne, di storia anche della
della Chiesa napoletana, e quindi abbiamo fatto un percorso su alcuni monasteri, alcuni ospedali. Poi c'è anche un'altra pagina sui liberi e ancora un'altra pagina sulle novità, sui convegni. Ad esempio, stiamo facendo un corso sulla Bibbia e le donne, e ci sono le lezioni YouTube che possono essere seguite. Quindi, diciamo, è un sito dinamico che noi speriamo sempre più di valorizzare, di riempire di contenuti, proprio in dialogo, quindi non soltanto donne cattoliche, ma certo. La presenza di Esther Basile ci dice che l'importanza di entrare in rete con tutte le realtà, certo, delle donne napoletane. In dialogo, per l'appunto. Esther Basile, Napoli è una città vivace, no, per quanto riguarda questi temi. Lei, se non sbaglio, è una delle fondatrici della Carta di Napoli. Ci spiega brevemente che cos'è? Sì, abbiamo voluto, attraverso dei convegni che erano stati quasi ventennali sui diritti del Mediterraneo e i saperi delle donne nell'area del Mediterraneo, concludere con e iniziare invece un percorso sulla Carta di Napoli, che è una carta dei diritti delle donne. Questa carta ha avuto la sua organizzazione all'interno dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici, erano presenti in quel momento anche la giornalista Giuliana Sgrena, quando abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato della primavera araba, per esempio, abbiamo parlato comunque del Maghreb, di queste zone che sono per noi i paesi altri con cui dobbiamo fare assolutamente i conti. La Carta di Napoli nasce da Napoli perché l'istituto, come voi sapete, è un istituto di fama internazionale e ci proietta quindi verso università straniere, verso fondazioni, verso centri di cultura in grado di percepire non soltanto la marginalità di alcuni paesi, ma approfondire dei discorsi che riguardano appunto i diritti, che sono il diritto allo studio, il diritto alla cultura, il diritto alla scienza, il diritto ai saperi, ma anche il diritto, diciamo, della propria identità. In uno degli ultimi convegni, infatti, abbiamo avuto ad esempio una studentessa iraniana che ci ha raccontato la realtà di quei paesi proprio in un momento difficilissimo come quello che stiamo attraversando. Professoressa, le religioni, secondo lei, possono contribuire all'affermazione dei diritti delle donne? Vista dal suo punto di vista. Le religioni hanno un grosso compito di diventare interreligioni, quindi aprirsi assolutamente ad un vaglio di tipo antropologico, ma a un discorso che faccia da ponte con gli altri. Credo che il nostro Papa in questo momento ci dimostra di essere elemento di grande dialogo, e noi siamo per la conoscenza innovativa, che questo possa essere effettivamente, si possa concretizzarsi non solo nel dialogo ma nell'azione. Esther Basile, ha citato il Papa, gancio perfetto per farvi ascoltare tutti quello che ha detto Papa Francesco alla plenaria del Pontificio Consiglio per la Cultura di qualche anno fa, era il 7 febbraio 2015, e parla del rapporto tra donna e uomo. Ascoltiamo. La prima tematica è tra uguaglianza e differenza alla ricerca di un equilibrio, ma un equilibrio che sia armonico, non solo bilanciato. Questo aspetto non va affrontato ideologicamente, perché la lente dell'ideologia impedisce di vedere bene la realtà. L'uguaglianza e la differenza delle donne, come del resto degli uomini, si percepiscono meglio nella prospettiva del con, della relazione, che in quella del contro. Da tempo ci siamo lasciati alle spalle, almeno nelle società occidentali, il modello della subordinazione sociale della donna all'uomo. Abbiamo superato anche un secondo modello, quello della pura e semplice parità, applicata meccanicamente, e dell'uguaglianza assoluta. Si è configurato così un nuovo paradigma, quello della reciprocità nell'equivalenza e nella differenza.
Tra l'altro l'ultima immagine era il Papa a Napoli con le famose suore di clausura citate dal Cardinal Sepe, ma questo è un altro argomento. Adriana Valerio, quindi qui il Papa guarda avanti. Sì, ma io aggiungerei un'altra parola, corresponsabilità, cioè guardare le donne non come supplenti, no? Ma come corresponsabili, proprio per dare la stessa possibilità, la stessa dignità a uomini e donne che insieme sono Chiesa, insieme costruiscono la Chiesa. Esther Basile, su questi temi... può esserci un dialogo, una collaborazione tra mondo laico e mondo ecclesiale? Attraverso quali strumenti, secondo lei? Allora, sicuramente può attuarsi questo dialogo ed è il motivo per cui quando Adriana Valerio ha voluto intrometterci e introdurci in un nuovo panorama della città abbiamo compreso che questo era possibile, ma è possibile attraverso l'apertura totale della Chiesa, che non è soltanto apertura verso gli umili, verso i diseredati, verso i poveri, verso tutto ciò che occorre tenere presente, ma è apertura delle nostre popolazioni anche interne alla nostra struttura urbanistica della città. Faremmo un grande errore se non costruissimo momenti di pace attraverso la conoscenza delle loro religioni, delle loro tradizioni e delle loro parole. Mi sembra che questo possa essere la prospettiva migliore per allargare ad ampio raggio la nostra relazione, la nostra analisi, la possibilità di utilizzare, se volete, parola strana, le persone, ognuna con la propria identità. Adriana fa da molto tempo un percorso estremamente importante che qualche volta è stato forse in contrapposizione con le regole, ma io penso che essere qualche volta irriverenti, come un libro che poc'anzi abbiamo rappresentato, ci dimostri che abbiamo costruito intanto la possibilità di un dialogo. Abbiamo 30 secondi, un'ultima battuta, Adriana Valerio, oltre a ricordare di andare a visitare il sito, quindi donne, il dialogo alla base, le donne moderatrici per la pace anche. Già importante Napoli e questa carta che si apre nel Mediterraneo, perché Napoli è il crocevia di tante etnie, realtà, religioni, e noi dobbiamo creare ascolto, rete con queste persone che occupano la nostra città e che dobbiamo in qualche maniera non integrare, che è una brutta parola, integrare sembra quasi che coinvolgere. In una reciproca conoscenza e valorizzazione delle identità e delle peculiarità. Adriana Valerio, Esther Basile, grazie per essere state grazie con noi, buon cammino, lo auguriamo a tutti i nostri ospiti, chiesadinapoli.it/donne, andate a cercare e a visitare questo nuovo sito, nel sito grande dell'Arcidiocesi di Napoli. Noi torniamo domani sera. Grazie alla Diocesi e grazie all'Arcivescovo Battaglia. Che salutiamo con piacere. Domani sera. 19:30, un'altra puntata di In Cammino. A presto.